Un saluto a tutti da parte del sottoscritto Francesco Cerullo del team visionforex.info. Quello che vedete presentato è il grafico giornaliero del cambio valutario euro contro dollaro americano. Andiamo come sempre a vedere un pochino nel lungo periodo che cosa è accaduto. Beh, forti ribassi nello scorso anno, dalla prima, veramente un anno fa. 12 mesi fa il cambio viaggiava in area 1,24-1,25 e in questo momento 1,13,66, con addirittura i bottom assoluti di novembre 2018, addirittura poco sopra l'area dell'1,12. Nell'ultimo periodo, e quindi ci spostiamo un pochino nell'ottica di più breve termine, mi è partita una riga, una linea meglio che non doveva partire, eccoci qua, siamo tornati operativi al 100%. Nelle ultime giornate, appunto da circa metà novembre, proprio quando si sono realizzati quei bottom assoluti in area 1,12,15, 1,12,20, il cambio ha iniziato a realizzare una tendenza lievemente rialzista. E se prendiamo in considerazione quelle che possono essere le ultime spike down, quindi le l'overshadow di alcune candele giornaliere, troviamo proprio nelle ultime giornate ancora una volta il test su di essa. Quindi test dell'overshadow su questa mini trend line rialzista. Volendo, è possibile cercare di creare con ovviamente lo strumento appropriato anche una sorta appunto di canale mediamente, tendenzialmente è rialzista. Ovvio che questo sarebbe il quarto tocco, perché ovviamente il primo è la nascita, poi il secondo quello di metà dicembre, quello di inizio gennaio, quindi inizio lo start del 2019, e appunto quello della giornata appena trascorsa, cioè quella di ieri, 22 gennaio 2019. Come potete vedere, appunto, tanti tocchi su questa trend line. Dal punto di vista tecnico, lieve tendenza al rialzo, minimo crescente. Tutto dovrebbe portarci, appunto, a cercare un'entrata in rialzo, quindi long su euro-dollaro, per, appunto, vedere un pochino ulteriori scenari rialzisti, quali possibili, le possibili aree sensibili? Beh, una prima area sensibile sicuramente potrebbe essere questa qua in area 1,13,80-1,13,90, dove appunto ho il mouse in questo momento, e poi piano piano a salire in ottica comunque sia di breve termine, lo ripeto e lo sottolineo ancora un'altra volta, possiamo eventualmente andare un pochino all'1,14,30 e poi step by step salire un pochino per andare a rivedere all'1,14,70 e poi arrivare veramente sullo scoglio importante che è intorno all'1,14,90, 1,15,10, con il failure breakout soprattutto che si era venuto a creare qualche giornata fa. Tutto ciò dal punto di vista tecnico potrebbe suonare veramente, veramente bene. Che cosa potrebbe mettere in invalidità tutto ciò? Come vi dicevo all'inizio, la press conference di domani, numero uno della BCE, Mario Draghi dovrà parlare. Attenzione soprattutto a queste dinamiche in cui il prezzo, proprio in attesa delle parole del numero uno della BCE, va a comprimersi in volatilità, a creare sempre più candele che vedete hanno un corpo sempre più piccolo e un'estensione massima minimo giornaliera più piccola, per poi magari esplodere in direzionalità. Ovvio che tutta la visione che abbiamo avuto fino adesso potrebbe portare ad uno scenario rialzista, ma non dobbiamo mai dimenticarci di un possibile o di eventuale affondo delle quotazioni al di sotto appunto di questo riferimento dinamico appena tracciato, oppure iniziare ad individuare nell'area 1,13,40-1,13,30 una possibile area di supporto statico, la quale, qualora venisse rotta al ribasso, potrebbe riportare le quotazioni dello stesso cambio valutario ben al di sotto appunto dell'area appena citata e andare magari verso area 1,13 prima e poi, perché no, iniziare a testare step by step i vari livelli di supporto 1,13, 1,12,70 fino addirittura ad arrivare ulteriormente a ribasso sui bottom assoluti area 1,12,20, 1,12,10. È tutto per questa breve analisi flash. Io come sempre vi ringrazio e vi auguro una buona serata.